Buonasera professore, siamo all'alimentazione, libero docente di scienze dell'alimentazione, vicepresidente della Società Italiana Scienze dell'Alimentazione. Si avvicina Pasqua, il professore ci darà un po' di esempi pratici e consigli su come mangiare. Partiamo da quando si mangia troppo, partiamo dalla felicità in un piatto di pasta, Barbara Romano. Alicace e pepe, due orecchiette alla carbonara con i carciofi, una matriciana, due orecchiette broccoli e guanciale, uno strozzo a brate, pomodoro e basilico. Siamo a posto? Le porzioni abbondanti, ne chiedono tanta di pasta, perché la pasta è la regina della tavola, è una gioia mangiarla. E sì, perché la pasta può contribuire al buon umore, il motivo è tutto racchiuso nel cervello, che trasmette la sensazione di felicità. I carboidrati sono delle molecole fatte di zucchero, quindi lo zucchero assunto dal nostro intestino e arrivato al cervello determina questa sensazione di benessere. Nel tratto intestinale ci sono dei recettori del gusto che agiscono anche sul sistema nervoso centrale attraverso dei meccanismi ormonali e neuroormonali che ci danno una memoria dell'assunzione dello zucchero. Quando si mangiano i carboidrati, ma anche cioccolato e mandorle, si stimolano le endorfine, un neurotrasmettitore che funziona un po' come una droga naturale, trasmette la sensazione di benessere. Qualcuno se le ha immaginate così, noi ci accontentiamo di queste risposte. Come ti senti dopo un piatto di pasta? Molto, molto bene, senso di soddisfazione proprio dentro. Felice, soddisfatto e sporco. Soddisfatta. In estasi. Benissimo, adesso posso anche andare a dormire. Allora, professor Ticca, nei giorni di festa ci si può lasciare un po' andare? Certamente, non solo si può, ma direi che è quasi doveroso. Cioè, qualunque tipo di dieta... No, una buona notizia arriva, mi pare. Sono delle deroghe mirate, fatte nelle occasioni che possono essere Pasqua, Natale, possono essere un anniversario, possono essere un compleanno. In queste occasioni anche la persona che debba seguire una dieta abbastanza rigorosa, una persona sana, che non abbia malattie particolari, deve sedersi a tavola con gli altri, mangiare le cose preparate per tutti, per non avere proprio la sindrome da esclusione. Dovrà mangiarne magari quantità non eccessive, evitare di fare bis, prendersi la sua fettina di torta, tutto regolare, in quei giorni particolari. Poi negli altri giorni ricomincia a seguire il suo regime. Quando si è consapevoli di aver mangiato troppo, ci si deve muovere subito per bruciare quello che si è mangiato? Dunque, è bene fare comunque, ad esempio, una passeggiata dopo un pasto abbondante, questo favorisce la digestione, però se si vuole smaltire quello che si è mangiato, attenzione, bisogna aspettare un pasto abbondante, aspettiamo almeno 3-4 ore per averne digerito la maggior parte e poi certamente ci si può dedicare a un'attività fisica per cercare di consumare, però ricordiamoci che un pasto abbondante festivo può tranquillamente raggiungere le 2000 calorie, un solo pasto, allora anche correndo, io devo correre 2 ore per smaltire queste 2000 calorie, quindi ricordiamoci che è molto facile ingerire calorie alimentari in eccesso e è complicato bruciarle, però con pazienza e con l'attività fisica si fa tranquillamente. Ma basta una sola giornata di eccessi per prendere peso? Certamente, una sola di acquistare molto peso, però appunto distinguiamo fra peso e tessuto adiposo. Io in una sola giornata posso anche prendere 1,5 o 2 kg di peso sulla bilancia, ma buona parte sono ritenzione idrica, recupero del glicogeno muscolare e poi anche in una giornata di eccessi posso mettere su 300-400 grammi di tessuto adiposo, non di più. Poi li posso smaltire nelle giornate successive, ma prendendomi i tempi giusti, cioè senza voler accelerare eccessivamente o prendere delle scorciatoie. Sale nascosto, Nicole Di Giulio. Cosa c'è di meglio di latte e cereali per iniziare la giornata all'insegna della leggerezza? Occhio però, perché ogni fiocco d'avena può nascondere delle sorprese. I cereali per la prima colazione, che sembrano essere appunto un alimento sano e nutriente, possono arrivare a contenere per 100 grammi anche 2,3 grammi di sale. Addirittura 100 grammi di patatine ne contengono di meno 1,3 grammi. Continuiamo la giornata dietetica con una zuppa di verdure pronta. Possono arrivare a contenere per porzione, quindi non per 100 grammi, anche 2 grammi di sale. Per secondo qualche fetta di bresaola. Ogni 100 grammi, 4 sono solo di sale. E per cena un po' di tonno senza olio. Per 100 grammi può arrivare ad avere anche 1,3 grammi di sale da cucina. Ma facciamo la somma. Arriviamo a circa 12 grammi di sale. Questo è il quantitativo.
Abbiamo quindi superato di gran lunga i 5 grammi giornalieri, limite massimo di sale raccomandato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Quali le conseguenze? Ci può dare ritenzione idrica e può accelerare e peggiorare tutte le malattie cardiovascolari. Professore, portiamoci avanti. Dopo le feste restano gli avanzi. Come gestirli e come regolarsi? Sì, effettivamente questa è una grossa incognita e insidia nei periodi di festa, perché si accumula con i regali, un po' si compra, un po' riceviamo dei regali, alla fine la festa è passata ma rimangono in casa molte cose molto attraenti e dobbiamo programmare il loro consumo, perché altrimenti, soprattutto se abbiamo dei problemi di peso e non vogliamo eccedere, perché sono cose che abbiamo sotto mano e che ci capita di mangiare proprio nei momenti in cui siamo un po' più deboli, perché più nervosi o più stanchi. Quindi programmiamo il loro consumo, possiamo per esempio tranquillamente, pensiamo a Pasqua, la colomba pasquale, io posso mangiarla al mattino al posto dei biscotti per la prima colazione, delle fette biscottate per la prima colazione, calcolando più o meno lo stesso peso. In questo modo la userò mano a mano senza doverla gettare via. E la colomba è uno solo degli esempi che si possono fare. Quindi o programmarli o portarli in parrocchia, forse anche quello può essere un buon modo. Può essere una buona idea. Sicuramente avanzano uova di cioccolato, con quelle che facciamo? E certo, in questo periodo le uova di cioccolato avanzano sicuramente. Anche per il cioccolato possiamo programmare il suo consumo. Per esempio, siamo abituati ad avere un piccolo spuntino dopo cena, una ventina di grammi di cioccolato, che non sono pochi se gustati lentamente e danno una notevole soddisfazione, possono essere usati sera dopo sera. Al posto dello spuntino pomeridiano a cui siamo abituati, o che magari ci hanno proprio prescritto, una quarantina di grammi di cioccolato possono fare la loro funzione. Consideriamo anche molto importante il grande effetto di sedazione e di miglioramento dell'umore che il cioccolato esercita. In certi momenti possiamo anche averne davvero bisogno. Torniamo, stavamo dicendo della colomba, torniamo alla colomba.